L'altro video ti è piaciuto, lo so che ti è piaciuto, sei tra quelli che ha messo like e tra quelli che mi ha scritto su Instagram, faccio vedere un altro torneo che hai fatto. Veramente, gli asiatici ne sanno una più del diavolo e fanno questi tornei molto belli che penso organizzerò anche io, ora che siamo un po' di più nel gruppo nostro privato Telegram, in cui praticamente si gioca tutti online, si parla tramite un server Discord, insomma, delle chat pure abbastanza ordinate, bisogna dire, cioè questo l'ho apprezzato davvero, non c'è nessun contrasto, nessuno che rompe le scatole a nessun altro, una community poco tossica, ecco. E si fanno questi tornei in cui tutto su Yu-Gi-Oh! Pro. E la cosa bella è che in ogni match tu puoi scegliere un deck, il deck che vuoi. È abbastanza interessante perché non ti dà un'etichetta, no? Se io utilizzo un Dragon Link Rocket non c'è quell'etichetta. Sì, magari ci sarà anche quell'etichetta, lui è forte e sarà anche vero, ma io posso cambiare mazzo, posso dar modo a te di non capirmi. E questa confusione di carte in tutti i sensi è molto molto bella e interessante. Vi faccio vedere questo torneo che abbiamo fatto questa volta su Yu-Gi-Oh! Pro 2. E è un torneo che non abbiamo vinto assolutamente. Vi facciamo giusto vedere delle partite, così se vi piacciono, insomma, vedete insomma com'è. Benvenuto, benvenuto tra noi. Allora, il deck con cui abbiamo cominciato è, ragazzi, il Mago Nero. A me non piace fare questi tornei subito con un deck fortissimo, strafortissimo, perché non so perché pare che quando inizi straforte e vinci magari i primi match, e poi c'hai quella cosa che dici, no, ma cioè, come si suol dire, la seconda è bastarda, tu pensi di essere invincibile e poi cominci a perdere. A me piace sempre cominciare con un basso profilo, con un deck possibilmente contro, in modo che gli avversari, insomma, non ti vadano a puntare. Abbiamo cominciato con il Mago Nero. Loro avevano i salamagni, un sacco di salamagni in giro, mamma mia, roba pesantissima. Sarà perché con la loro banda anche nella vita reale possono giocarci proprio performativamente, però signori non potete capire, mamma mia che roba, veramente assurda. Maxi, loro possono giocare Maxi, e noi eravamo con Mago Nero, avevamo Circle, quindi potevamo andare a bandire carte, roba abbastanza figa. E infatti, Summon Limit e subito, navigazione magica, evochiamo un Mago Nero dalla mano ed un altro direttamente da noi. Abbiamo Circle e quindi possiamo andare a bandire una carta dell'avversario. La nostra scelta ovviamente ricade sulla carta coperta, perché sappiamo benissimo che quella che va a settare sono carte che ci danno fastidio agli effetti che ci servono. Mettimi in ristagno, ma non può fare insomma troppe cose. E quindi, ok, gli facciamo male, lo mandiamo via e possiamo attaccare direttamente. Per il momento abbiamo un buon controllo. Summon Limit ci dà una mano grandissima e proprio preponderante. Anche se comunque l'avversario si prova a fare cose, magari si può proteggere, ma non fa, cioè non fa niente, non riesce assolutamente a far nulla. Noi prendiamo tutto il controllo, anche se l'avversario comunque c'ha Baylor e c'ha qualcosa. Gli proviamo a far male, gli facciamo ancora più male e Salamagna sembra non poter far nulla. E ok, quindi andiamo avanti tranquillamente con il nostro combo, poi togliamo. Inizia l'avversario, ecco qui inizia insomma parte la giosa, perché una volta c'è questo impermanenza che ci fa male, quindi picchiamo l'avversario che ha messo il mostro in difesa, però gli dobbiamo passare il turno, non siamo riusciti a chiudere, purtroppo insomma già ce l'avamo fatti la bocca. L'avversario riesce a mettere Foxy, ci manda via Summon Limit e qui si riparte, parte tutto, mi registaglio, parte con le sue bombe, ci rimette Gazzella, adesso è spropositato il mazzo, può ricominciare con la sua cascata di mostri e può ricominciare a farci molto male, ci rimanda nel deck Mago dell'Ebano e qui inizia a farci male, io qui ho pensato, ecco che mi restituisce tutti gli schiaffoni che gli ho fatto, si mette Regi in mano, riprende totalmente il controllo e inizia con le sue batoste, con i suoi schiaffoni. Comunque abbiamo detto non c'è problema, abbiamo pescato un altro Summon Limit, è stato veramente perfetto, però avevamo tutti gli slot occupati, quindi comunque dovevamo impegnarci per prima cosa a rimettere i Maghinieri sul terreno e non ce l'abbiamo fatta perché Eternal Soul è già stato prontamente negato, comunque ci siamo liberati dello spazio, diciamo. Il problema però ho pensato qui avrebbe messo altri mostri, quindi con Strike abbiamo pensato bene di non fargli fare troppe cose. Purtroppo è comunque Salamagna ricomincia. Riparte, ma noi avevamo la nostra super polimerizzazione che ci ha portato la nostra Violet Chimera, anche se
L'avversario comunque ha continuato, ragazzi. Comunque è continuato imperterrito, ma è rimasto lì tranquillo, senza farmi nulla, grazie al cielo. Qui, insomma, mi sono andato, ha utilizzato addirittura. Comunque mi è piaciuto molto il suo voler continuare imperterrito. Come facevo notare anche in quell'altro video, i giapponesi hanno questa fissa, no? Queste questioni di principio, no? Che anche se perdono devono continuare, anche se muoiono proprio, vanno alla sconfitta, ci devono andare a testa alta. Infatti non so se avete visto, a un certo punto ci ha lasciato anche un mostro in attacco, proprio per farselo attaccare. Magari è stata sì, direte voi, a Yu-Gi-Oh! Uno deve pensare a risparmiare anche life points, sì, è verissimo, però a livello morale. Sono cose che io sono andato a vedere, sono andato ad apprezzare, insomma, anche tanto. Questo è stato il primo match. La seconda partita, ragazzi, qui abbiamo deciso anche di optare per una soluzione un po' più control. E ci siamo messi Sky Striker con Milanisti. Abbiamo andati tranquilli proprio con Rai, però non potevamo mettere Milanisti, che insomma, subito all'inizio. E allora abbiamo, insomma, ci siamo divertiti ad andare proprio direttamente subito, diretti al punto. L'avversario però che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Giustamente ci ha messo il Jizuriku, il signor Kaiju, e ha iniziato con il Crusadia. Ecco qui, allora, le mie speranze sono state che avesse un Crusadia. Comunque, Crusadia, sai, Thunder Dragon, Crusadia con altre cose, invece era un Crusadia puro. Era un Crusadia puro. Ho pensato, abbiamo 3300, non ci succederà nulla, va bene, ma che sarà mai, no? Il mostro con 6900 ha settato una carta, e ora gliela distruggo con tifone, dai, ma che sarà mai, verrà delle butte, l'ha distrutta, madonna, che ha fatto, e invece no. Signori, avete visto bene. Ci ha fatto molto male, in un solo turno ci ha distrutto, essenzialmente con una super botta da 9300 che ha fatto molto male al nostro mostro. La cosa più bella è la cosa più figa. L'unica cosa, l'unica amara consolazione era il fatto che adesso eravamo in loser bracket, perché questo no, era un torneo con winner bracket e loser bracket, non so se li conosci, quindi avevamo un'altra possibilità, non potevamo più perdere però da questo momento in poi. Fatto sta che a livello di morale qui è stato veramente molto molto brutto, perché sapete, c'è cioè una botta da 9000 al secondo turno che ti distrugge. Per questo non erano neanche match, erano partite diretto, vai all'eliminatorio, una cosa del genere, insomma, molto molto brutta. Cui alla terza partita ho detto: sapete che c'è, ma andiamoci proprio super tranquilli. Mi sono fatto un deck, me lo sono fatto proprio io, cioè ho fatto, non è un deck, un archetipo, altre cose. Vedete quello che è successo. Ho fatto un deck con i Deji, che pesca tanto, quindi benissimo, va bene, non ci bisogna tutto il resto. Che cosa è successo però? L'avversario è andato, ha fatto tutte le mosse, eccetera, vabbè, è andato questo qua, anche il Chaos Maxing, ho detto, destino beffardo, devo essere distrutto con il mio stesso mazzo, col mazzo che c'è tanto più, non l'ha evocato, e quindi va bene. Sì, ragazzi, abbiamo pescato proprio il mostro su cui mi sono fatto un deck a forma e misura di Yubel. Un mostro che non può essere distrutto in battaglia, non prendiamo danneggio delle battaglie che coinvolgono questo mostro. Quando questo mostro attacca un mostro dell'avversario, gli infliggiamo all'avversario danno pari al suo attacco. Quando viene distrutto, ogni volta dobbiamo tributare un mostro per tenerlo sul terreno. Quando questa carta viene distrutta, noi no, evochiamo i vari livelli successivi di Yubel. L'unica cosa che servono due tributi, i tributi li abbiamo fatti. Abbiamo distrutto tutti con un buco nero. Perché? Perché in questo modo Yubel al cimitero ci evoca. Yubel, terrore incarnato, non può essere evocato, ma non normalmente speciale, deve essere evocato specialmente con un grande Yubel, bla bla bla, non prendiamo danneggio, questo qua. Che cosa fa questo mostro? Sempre quando attacca un mostro dell'avversario gli infligge altro danno, durante l'end phase distrugge tutti gli altri mostri sul terreno. Quando questa carta lascia il terreno, noi possiamo evocare lo Yubel fino a. E allora qui ho detto wow, che bella cosa, insomma, roba molto figa, distrugge tutti i mostri sul terreno, l'avversario non fa nulla. E invece no, l'avversario ha pescato per ben due volte, quindi ho detto qui è finita. E infatti, un drago bianco, caos massimo sì, avete capito molto molto bene, esattamente due caos massimi, e non solo, ce n'aveva un altro addirittura, e vanno qui, ho detto qui finisce il mondo, ma evoca tre draghi caos massimi, nemmeno io sono riuscito a farlo mai. Ecco, cioè, i giapponesi veramente mi devono farmi uscire dal torneo, veramente non ci dovevo dormire di notte.
E però, ragazzi, insomma, con lui comunque non ci attacca, perché sa che questo eravamo con il cosiddetto parato, perché lui se ci attaccava lui non veniva distrutto e gli infliggeva 4.000 all'avversario, quindi insomma roba abbastanza carina. Comunque abbiamo utilizzato la nostra giara della Pot of Duality, signori, con Upstart Goblin, abbiamo pescato insomma una carta che non serviva, e alla End Phase abbiamo dovuto utilizzare insomma l'effetto del nostro Jubal, e fortunatamente gli abbiamo triggerato in permanenza in quel momento, perché avrebbe potuto farci in permanenza anche al suo turno, e se così fosse successo ci attaccava il mostro e noi perdevamo, perché 4.000 diretti più altri 4.000 insomma era tutto. Abbiamo comunque utilizzato il suo effetto, vedete, abbiamo fatto piazza pulita. La cosa bella è che questi non possono essere distrutti dagli effetti delle carte o bersagliati, quindi comunque è molto molto male. Vedete, comunque la persona non vuole attaccarci, non può attaccarci, perché sa che insomma finirebbe molto male. Noi abbiamo tutto il tempo per fare insomma quello che vogliamo. La cosa bella è che lui continua all'end phase a voler distruggere tutti i mostri sul terreno, ma i Chaos Massimo resistono, ragazzi, quindi veramente una cosa veramente assurda. Siamo arrivati ad una aporia essenzialmente di un punto di non ritorno, e davvero dovevo trovare il modo per distruggere questo mostro, perché in questo modo avrei potuto evocare il terrore incarnato, quell'altro, e sarebbe insomma lì avrei potuto fare bella roba. Purtroppo nessuno attaccava, avevamo solo questi bestioni tutti davanti, e davvero fortunatamente siamo riusciti ad utilizzare il tributo torrenziale che distruggeva tutti i mostri sul terreno. Il Chaos Massimo non so, rimangono lì per terra come statue, distruggiamo solo i nostri mostri, e signori, finalmente arriva lui, Jubal, l'incubo finale. Questa carta non poteva essere distrutta in battaglia, e quando attaccava un mostro dell'avversario gli infligge danno pari al suo attacco, senza soluzione di continuità. Quindi che cosa succede? Lui attacca, vedete, gli avevo già inflitto un sonoro 4.000, e adesso non, cioè, se l'avversario non faceva altro, non dovevamo che aspettare. Ovviamente sì, se avesse avuto buco nero o Rage Jake, le cose sarebbero andate molto male, però ragazzi, non ce l'aveva, e quindi non abbiamo potuto insomma capitalizzare tutto, vedete? Altri 4.000, veramente una roba assurda. Vedi questi Chaos Massimo che rimangono lì granitici, proprio statue. L'avversario ovviamente, vedete, voleva pescare tantissimo per magari prendere qualche carta che almeno prendesse il controllo del nostro Jubal per poterci attaccare tranquillamente, e invece no, non aveva niente. Ha fatto l'ultima fase di disperazione, ma non ho dovuto far altro che passare all'end phase, e noi abbiamo potuto attaccare con il nostro amico Jubal. E signori, sì, ci abbiamo fatto veramente, è stato molto molto bello, tanto tanto bello. L'attacco, lui ci ha attaccato, noi abbiamo inflitto altri 4.000. È stata una partita molto molto particolare, perché una partita senza né vincitori né vinti, se andiamo a vedere, perché i draghi sono rimasti lì fino alla fine. Noi, grazie a Dio, avevamo un effetto che faceva molto male. Ragazzi, era un deck fatto per cazzarare, sono il primo a dirlo. E sono il primo a dire che abbiamo avuto anche abbastanza fortuna. Fortunatamente da questa partita abbiamo ripreso tanta tanta fiducia in noi. Qui fortunatamente avevamo ripreso un bel po' di fiducia, e siamo andati con lo Skull Servant, il nostro amico Skull Servant. Anche questo non è un T1, ma considerando i mazzi che giravano, vedete, anche qui un altro bel Blue Eyes. Allora ho detto, è roba abbastanza carina, addirittura carica anime si poteva utilizzare, quindi insomma, bella roba. Ho visto che gli piace tanto utilizzare Harbinger, quindi insomma questo mazzo andava molto molto bene, e infatti abbiamo trovato modo di forzarlo, e allora abbiamo voluto fare le nostre belle pescate. Per prima cosa abbiamo mandato al cimitero la nostra Wind Princess, che gli ha un po' dimezzato il suo attacco, molto più che dimezzato, e quindi bellissimo. Poi abbiamo messo il nostro bellissimo mostriciattolino, che ha mandato al cimitero Wind Princess, che ha mandato al cimitero altri mostri, e tutto questo per la combo di del re degli Spizzerba, che si pompa di 1.000 per ogni mostro Spizzerba, zombie, scheletro, che è al cimitero. Facciamo tutto questo per caricare il suo attacco e poter sperare la botta finale. È stato molto molto divertente. Harbinger era un mostro comunque importante, che è insomma un baluardo del drago bianco. Andare giù con un zombie, questo da me mi ha fatto molto molto riflettere, quindi benissimo. Comunque eravamo contro un drago bianco, quindi non è che vedete, non, cioè, il pericolo era dietro le porte. Addirittura il ritorno del signore dei draghi, qui se l'ha proprio legata al dito, perché qui ha sbagliato, perché ci ha distrutto il nostro mostro, ha messo comunque Harbinger. Sì, questo qua penso che fosse stata una ripicca, perché si era un po' incazzato quando ha detto che ho fatto fuori Harbinger in questo momento. Insomma, è stato un modo per dirmi, per darmi uno schiaffo, una bacchettata, e dirmi: tu rimani lì, Harbinger è mio e non puoi distruggerlo così con uni zombie. Allora io ho detto benissimo. Ho evocato lui, Wind Prince, e una volta evocato l'incuribo l'abbiamo mandato al cimitero. Vedete adesso quanti Skull Servant avevamo? Adesso eravamo pronti insomma per la batosta finale con il nostro amico
re degli spulzerbat, l'incubo era una garanzia, perché vedete, ogni volta che attaccava lui si tributava, ma mandava a zero l'attacco dell'avversario. Quindi questa è stata ottima come cosa qui, la partita è essenzialmente finita perché abbiamo messo, intanto abbiamo messo lui con 7000, quindi perfetto. Poi abbiamo forzato Harbinger con Where Art Thou, e quindi ciao ciao. Abbiamo messo l'incubo in modo da mandare al cimitero ancora una volta il signor Spur, King of the Skull Servant. Poi con Sepoltura Shock abbiamo mandato al cimitero ancora una volta un altro Skull Servant, in modo da poter al prossimo turno fargli tanto tanto male all'avversario. Lui ha capito che stava arrivando la fine e allora ha detto fammi pescare, vediamo quello che succede. Continua a pescare, mette il saggio, si mette in mano la pietra bianca della leggenda, continua ancora a pescare con carte della consolanza, mostro risuscitato e poi insomma a mettere, vedete, qui proprio gli Harbinger gliel'avevamo proprio, ce li ha voluti far spuntare, ha rimesso addirittura il doppio Harbinger per dirci tu con uni zombie non puoi fare quello che hai fatto, quindi davvero se l'era legata al dito, insomma ragazzi. In Battleface noi l'incubo l'abbiamo tributato ed è andato a zero, però con l'altro Harbinger ci ha fatto abbastanza male. Ha messo anche il drago bianco, quindi il board era comunque super completo. La cosa che ha sbagliato, ma non poteva saperlo, è stato dovuto andare a far rimanere lui in attacco con zero. Questo non poteva sapere che avevamo questo mostro, non poteva sapere che avremmo avuto ritorno dall'altra dimensione, che ci rimandava nel deck tutti i mostri e zombie che avevamo abbandonato. È stata una cosa per forzare Harbinger, che comunque ci ha negato la carta. Insomma, lui pensava adesso magari di aver vinto. Il problema è che poi abbiamo messo lui che ha chiuso tutte le ostilità e ha detto sì, state zitti, ci sono io. Abbiamo distrutto con una botta di 9000 il saggio e signori, abbiamo vinto con gli Skullzerba. È stato, insomma, mi è piaciuta molto la caparbietà con cui ha rimesso Harbinger la cosa, insomma capisco che fa innervosire il fatto che ti distruggo un mostro insomma gigantesco con uni zombie. Però insomma, siamo stati anche abbastanza fortunati, si dice anche così. Quella è stata la finale del Loser Bracket. In questi tornei succede che chi vince il Winner Bracket va contro il Loser Bracket e poi chi vince, insomma, è il campione. Quindi questa era la finale. Anche qui ho deciso di mantenere un basso profilo, però utilizzando un mazzo che comunque potesse dirla sua, un mazzo rispettoso, rispettabile, ufficiale. E quindi siamo andati con il Dino Shadow, siamo andati con questo super mazzo che davvero tornerà ancora più forte, ve lo prometto, anche nella realtà e anche nel prossimo periodo, ora dovrebbe uscire lo strutto, insomma, non viene fatto. Comunque, siamo stati anche qui, ragazzi, avevo paura, insomma, del mazzo che potesse essere, noi comunque abbiamo fatto tutte le nostre combo, cioè già asciato, già qui ho capito, insomma, quello che sarebbe potuto succedere. Decreto reale non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché non ho messo la nostra scimmia, che tranquillamente abbiamo fatto accendere, insomma, le carte che c'è. Abbiamo inflitto il nostro attacco e già qui ho detto, insomma, ragazzi, è bella come cosa. Non mi aspettavo quale deck potesse essere e qui l'ho capito, essenzialmente. Abbiamo capito quale mazzo fosse e abbiamo detto, insomma, non sarà una finale tutt'altro che difficile. Afterburner, subito, ci ha mandato via la nostra Shekinah, che è un mostro fortissimo come lei. Ma, insomma, ho detto, qui c'è da prenderle e le prenderemo, insomma, alla grande. Fatto Sky Striker è un mazzo che non fa prigionieri e che vende cara la pelle e anche in Giappone insomma lo sanno utilizzare, posso assicurarvi. Questa è davvero, guardate questa finale perché è stata molto molto carina, già dal momento che ci ha messo, insomma, ci ha preso la nostra Shekinah e lì se l'ha messa in bacheca, no, come a dire guarda che cosa so fare, guarda come gioco io, a differenza tua che non hai più nulla sul terreno. Fortunatamente noi avevamo già belle cose e siamo arrivati con la nostra Shadow Construct in aiuto, abbiamo andato al cimitero con la nostra vista e comunque abbiamo fatto qualcosa anche noi, quindi comunque ci siamo divertiti. Comunque potevamo dirla nostra, è stato abbastanza particolare vedere uno Shadow contro un altro Shadow. Comunque anche noi avevamo delle frecce al nostro arco e anche la presa, insomma, fin qui una partita molto molto equilibrata. Sky Striker, comunque devo dire, questo è stato uno degli Sky Striker più emozionanti che abbia mai visto. Multiroll veramente fortissimo, ci ha mandato al cimitero Shekinah, ignorando il fatto che ci rimetteva in mano la signora Fusion, anche vedete Shadow, anche Construct l'ha fatto, vedete, è stata una cosa molto molto figa. Falco al cimitero, vedete, ci ha rievocato un nostro mostro. Shadow è molto molto bello perché ti distruggono i mostri fusione e puoi farne sempre altri, quindi roba veramente fondamentale. Multiroll in quel momento faceva veramente il panico perché riciclava continuamente sempre nuove carte. Armageddon Knight, grazie a Dio ci siamo trovati un bellissimo mostro che purtroppo ci è stato assolutamente, ci
ha fatto male, insomma, però fortunatamente siamo riusciti a mettere un altro po' di baluardo, un altro po' di mordente sul terreno. Abbiamo mandato al cimitero anche Quatrus, che grazie al cielo ci ha fatto prendere la nostra pillola dell'evoluzione doppia per farci mettere l'ultimate con Dr. Tyranno, che ecco anche qui lui non è riuscito a farlo, cioè, ragazzi, quella cavolo di ancora ci ha fatto veramente dannare l'anno in quel momento. Ragazzi, ho avuto paura, devo essere sincero, abbiamo avuto paura, perché comunque, ecco, potevano succedere tante cose, non avevamo carte che spaccasse multiroll e comunque siamo stati, comunque sia, in quel momento, alla fin fine, insomma, abbastanza equilibrato. Il match è stato equilibrato fino all'ultimo, possiamo dire, anche Sky Striker ovviamente è un mazzo molto consistente, come vedete riesce sempre a rimettersi in mano le risorse che ti fanno male. Ancora devo dire, è stata la cosa più devastante che abbiamo mai visto. Comunque ragazzi, vedete, è stato un ping pong continuo, entrambi avevamo carte che ci davano fastidio, quindi è stato interessante come cosa. Poi comunque una cosa bella di... noi dobbiamo ringraziare le giant di riciclo che ha lo Shatter, perché veramente avere sempre in mano le fusioni, avere la possibilità di fare sempre cose, è stato veramente interessante. Ciambala, un mostro ciattolino fighissimo che davvero poteva fare un secondo attacco durante un battle face e all'inizio del primo step guadagnava un aiuto importante, sfruttava anche il suo no, i nostri amici Sky Striker puntano verso il nostro mazzo, ma anche dopo da altri mostri fusione, quindi comunque anche questo gioco con le zone extra è stato molto molto interessante. Grista, molto molto figa, perché hai il potere di fare di negare le vocazioni, quindi insomma molto molto interessante. Le ancore, ragazzi, io penso che le ancore siano state gli MVP di questa partita, come ci hanno veramente, come ci hanno rotto le balle loro, veramente mai nessun altro. Multiroll continuava il suo gioco, anche se vedete, la cosa carina è che gli Shadow erano sempre in controllo sul campo, a livello di presenza sul campo forse nella statistica abbiamo avuto più controllo noi. L'avversario comunque, vedete, a livello di consistenza chiaramente è sul piatto, c'era solo Sky Striker, che comunque diceva la sua, vedete, guardate il cimitero, comunque tanta roba, ed era rimasto solo Grista a difenderci a spada tratta. Aiate che è stato negato comunque da Grista. Se vogliamo, ragazzi, andando a vedere il raffronto del point, comunque il controllo ce l'avevamo noi, ma vi assicuro ragazzi, giocarci con tutta questa consistenza è stato veramente pesantissimo, assurdo. Ad ogni modo, vedete, anche qui, quello che ha fatto, non aveva più carte sul terreno, con multiroll ha riciclato tutto, quindi comunque eravamo davanti a un mostro che dai mille tentacoli, che no, l'itra di Ercole, spuntavano sempre nuove teste. Micellanosaurlo, fortunatamente al cimitero, ci ha fatto rievocare il nostro amico Sully di Goviraptor, che ci ha mandato Quatrus al cimitero, ci ha fatto prendere la pillola dell'evoluzione doppia e ci ha rimandato al salvataggio Ultimate Conductor Tyranno. Veramente una partita in cui a livello di aggressività veramente molto molto bella. Però signori, vedete, Sky Striker subito sembrava essere equipaggiato per ogni occasione, e alla fin fine il mazzo è così che funziona. Ci ha preso, no? La nostra amica Construct, ed è stato insomma, no? Quasi un po' stile anime, no? Che ci rubi il mostro, ce lo fai diventare cattivo, veramente. Poi io mi metto in grippo quando vedo queste cose. Ok, aspettiamo. La cosa bella è stato quel decreto reale, che sempre lì senza far nulla. Abbiamo messo sotto la nostra amica Construct, quindi ce l'ha mandata al cimitero e ci ha fatto prendere in mano altre fusioni. Le risorse comunque stavano finendo, cioè i deck comunque erano a 12, ragazzi, le risorse sprecate in questa partita non nemmeno io lo so. Sky Striker comunque penso avesse finito il deck, avesse finito ogni cosa fondamentalmente. Ci ha provato con Ible, ha fatto una bellissima mossa, in quanto si è liberato del nostro Grista, che gli dava tanto fastidio, con la signora Nightmare Phoenix ci ha distrutto il Shadow Fusion e ci ha messo sul terreno Ible. Da questo momento potevamo evocare solamente i mostri di Nightmare Mermaid, si è rimessa Ible sul terreno, proprio vabbè, qui con solo 9 carte nel deck, quindi ha iniziato a pescare, però l'impressione che mi ha dato è che avesse finito insomma i mostri. Sky Striker va a perdere proprio sulla potenza mostri, una volta che ti ritrovi davanti in bestioni come il Tyranno. Sì, puoi aver utilizzato tutte le ancore, tutti gli afterburner che vuoi, ma se sono al cimitero è finita comunque. Vedete, si mette 2 Mermail, poi si mette Akashic Magician che ci fa rimandare, che ci rimanda in mano comunque il Tiranno, e quindi ottime mosse. Questo giocatore era veramente forte, si rimette sul terreno comunque le carte che gli servono. Ragazzi, onore e gloria a questo giocatore.
comunque mettiamo, l'unica cosa che possiamo fare è mettere un mostro coperto. O quel deck sta finendo, la cosa assurda è che fortunatamente, ragazzi, non può aggiungersi alla mano la legge, quindi si riprende un altro multiro. Mette Ogre, prova a fare l'ultima evocazione, insomma questa qui ho capito che è dall'evocazione della disperazione, fondamentalmente, perché disbena. Sì, si vuole, non penso si volesse distruggere tutte le proprie carte, oltretutto eravamo 8500, quindi non ci avrebbe fatto troppo male con il danneggio che portava questo mostro. Ha attaccato, ha scoperto Squamata, il quale con l'effetto ha rimandato Trisbena dentro, quindi qui non poteva fare assolutamente più nulla. Fossil che abbiamo ripreso su Reading of Iraptor, lo abbiamo riutilizzato per mandare al cimitero un altro mostro, non ce l'ha fatto fare l'avversario, un multiroll ha ripreso la carta, comunque qui non è davvero... Erano saltati gli schemi, ragazzi, vi posso assicurare. Qui, incredibilmente, si va ad arrendere. Probabilmente sapeva che avremmo attaccato, comunque non c'era modo di ribaltare, avevamo lui in mano, avevamo Dogoran. Penso d'aver vinto per sfinimento, fondamentalmente, perché è stato... non gli è piaciuto, insomma, il matchup che c'era, che era effettivamente più alto, troppo alto. Quindi, signori, anche qui un torneo... che ci è piaciuto, un torneo che ci ha sorriso in qualche modo, ma è un torneo che ci ha fatto dannare veramente tanto. Questi sono veramente belli come tornei. Come stavamo dicendo anche nello scorso video, mi piacerebbe tanto organizzarne qualcuno tra noi. Penso che ne organizzeremo qualcuno tra coloro che sono nel gruppo Telegram. Quindi se non siete ancora entrati, ragazzi, entrate, perché sicuramente i prizes, i premi saranno per i premi, oltre ad essere anche in soldi, o darsi per insomma qualche cash prize, ma saranno soprattutto in carte, ragazzi, carte che potrebbero servirvi o carte anche che sceglierete voi, quindi ci potrebbe essere davvero una buona possibilità. Ovviamente le decklist che abbiamo utilizzato ve le faremo vedere tutte nel gruppo, le riproporrò pezzo per pezzo tutto quello che ho utilizzato, tranquilli, perché si può utilizzare anche tutto nella nostra banned list. Arrivati a questo punto, oltre a salutarvi, direi solo una cosa: stay, no, lo voglio bene a tutti, ragazzi, grazie mille di esserci, stay over.